Do la parola al primo cittadino di Catania. Ha sentito, signor sindaco Enzo Bianco, ecco, la nascita di una scuola, ma anche di un presidente giovane che scrive un libro per Mondadori che si chiama Now, che insomma nell'Italia di oggi è certamente qualcosa di fondamentale e importante. Ecco, il suo punto di vista, che cosa significa per Catania questo momento e quanto abbiamo bisogno di essere veloci e presenti in quello che è il momento del Paese. Prego. Grazie. Voglio esprimere insieme la gioia e l'augurio da parte della città di Catania per questa iniziativa, per l'apertura, l'inaugurazione di una università telematica qui nella città, in un luogo che ha un particolare valore. Io sono convinto che una larghissima parte della capacità di ripresa del nostro Paese sia legata a cogliere e comprendere che il sud del nostro paese non è un problema ma è una grande opportunità. Bisogna avere coraggio nel dire questo ed essere coerenti. Ma io parto da un ragionamento elementare. Quando finalmente arriverà pienamente la ripresa nel nostro paese, in regioni come la Lombardia, come il Veneto, a cui ovviamente auguriamo successo perché l'Italia è tutta unita, il ritmo di crescita in quelle regioni non potrà mai superare, anche quando andrà particolarmente bene, il 2-2,5%. Le regioni evolute del mondo, le regioni più industrializzate, viaggiano ormai con un ritmo di crescita, quando va bene, che è esattamente questo. È nel sud dell'Italia che noi abbiamo la possibilità, a certe condizioni, se sappiamo superare i fattori remoranti, lo sviluppo, di avere tassi di crescita completamente diversi. Sicuramente bisogna cogliere questa opportunità e bisogna investire nel sud considerandolo non un problema ma, ripeto, una grande opportunità. Uno dei fattori critici di successo del Mezzogiorno è sicuramente l'intelligenza, la formazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. È sicuramente tra tutti i fattori, compreso quello delle infrastrutture materiali e immateriali e quello della legalità, offrire un'opportunità formativa adeguata ai nostri ragazzi significa naturalmente riuscire a essere competitivi. Noi siamo competitivi in quest'area, in quella del Mediterraneo, se sappiamo offrire un valore aggiunto a ciò che facciamo. E quindi i processi formativi sono di straordinario rilievo e di grande importanza. In questa città c'è la più antica università statale della Sicilia, il Siculorum Gymnasium, fondato nel 1434, un grande dono che gli aragonesi fecero alla città di Catania. Siamo molto contenti che l'Università di Catania continui ad avere una sua performance assolutamente adeguata, ma io non ragiono in termini monopolistici, credo nel mercato e nella competizione. E quindi sono felice che l'offerta universitaria oggi a Catania si ampli con la vostra presenza qui, una presenza tra l'altro che coglie un segmento nei processi formativi straordinariamente innovativo. Siamo nell'epoca in cui c'è stata la grande rivoluzione dell'informatica. Mi piace raccontare spesso, e lo faccio per far capire di che cosa si tratta, mi piace raccontare che quando io ero bambino e abitavo, prima di venire a Catania, in un paesino dell'interno della Sicilia, mi piace raccontare che un ragazzino, un bambino che stava nel paese in cui sono nato o ho passato i primi anni della mia infanzia, quel ragazzo aveva la possibilità di leggere un solo quotidiano che arrivava nel paese a mezzogiorno ed era il quotidiano La Sicilia di Catania. Oggi un ragazzino che vive all'interno della Sicilia ha le stesse identiche opportunità che ha un ragazzo che vive a Manhattan o che vive a Londra e in qualunque momento può consultare idealmente tutte le opportunità che sono naturalmente di solito concentrate nelle grandi città. Mi piace raccontare che quando ho cominciato a lavorare, la mia prima attività professionale, al servizio studi del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, la mia banca, la banca a medio termine in cui lavoravo, è stata la prima grande banca italiana a investire nell'elettronica e comprò un palazzo in via Quintino Sella, proprio di fronte al Ministero dell'Economia oggi e delle Finanze, il vecchio Ministero
di Sella, comprò un palazzo intero, lo svuotò letteralmente 4 piani per realizzare il primo cervellone elettronico di cui noi eravamo orgogliosissimi. Presidente Iervolino, quella memoria contenuta in quel palazzo è esattamente la memoria che oggi c'è in un iPad. E quindi abbiamo fatto sostanzialmente un galoppo straordinario. Il fatto che voi anche sui processi formativi cogliate questa opportunità, che è l'opportunità, ripeto, di utilizzare la tecnologia per abbattere o ridurre al minimo quel differenziale dello spazio e del tempo che offre delle grandi opportunità a una terra che in qualche misura è marginale o ha rischiato di esserlo, è sicuramente un fatto molto positivo. Il fatto che tutto questo sia coronato poi da un giovane imprenditore, il più giovane rettore di una università europea, che con grande determinazione, quasi battendo il pugno sul tavolo, presidente di una università telematica, sicuramente è un fatto ovviamente di grande rilievo, perché in tutto questo e nel libro che lei ha scritto, che ho avuto modo di scorrere già, vedo che c'è esattamente la piena consapevolezza della strada verso cui bisogna andare, correndo e anticipando i tempi e avendo coraggio. Riscontro in questa vostra iniziativa coraggio. Mi fa molto piacere che questo antico splendido palazzo, la parte sua più bella, oggi sia utilizzata per processi formativi, torna a vivere di una dimensione nuova. Con questo sentimento sono lieto di interpretare ufficialmente, cingendo idealmente la fascia di primo cittadino, l'augurio che la città di Catania intende rivolgere a voi per questa bellissima iniziativa, che auguriamo che abbia qui a Catania ancora più successo che in altre parti del nostro paese. Questa è una città che risponde alle innovazioni di qualità e io sono convinto che la vostra sarà una innovazione di successo, e l'augurio con cui rivolgo il saluto e l'augurio della città di Catania. In bocca al lupo. E grazie al primo cittadino Enzo Bianco, che ci ha regalato certamente delle fotografie straordinarie anche legate al passato, che porteremo con noi questa sera.